È tempo di bilanci per la Regione Marche. Il presidente Francesco Acquaroli questa mattina ha sostenuto una conferenza stampa di fine anno per tirare le somme e descrivere gli obiettivi futuri. Un 2023 che ha visto l'approvazione della riforma degli enti sanitari e del nuovo piano sociosanitario, della nuova legge urbanistica e del piano infrastrutture Marche 2032. È stato un anno denso di cambiamenti, dice il presidente Acquaroli. Abbiamo operato con un motto ben preciso: discontinuità rispetto al passato, il passaggio dalle parole ai fatti concreti per il rilancio delle Marche. Tanti progetti hanno preso corpo e tanti obiettivi sono in via di raggiungimento. Penso alle infrastrutture, penso alla programmazione europea a cui avevamo lavorato nei 2 anni precedenti e quest'anno è partita con oltre 500 milioni di bandi erogati. Penso alle potenzialità che abbiamo messo nel cercare di velocizzare la ricostruzione e le risposte avvenute per l'alluvione del 2022 e tante altre sfide. Penso all'aeroporto, alla continuità territoriale, penso ad Interporto, penso a quelle che sono state anche i numeri del turismo che denotano sicuramente una tenuta e soprattutto un incremento del turismo straniero e poi non posso non guardare a quelli che sono i dati sull'occupazione che determinano un elemento positivo concreto su cui basare anche le politiche del futuro. Spazio alla continuità nel 2024 puntando alla completa attuazione delle riforme, ma anche offrendo risposte concrete sul tema delle infrastrutture. Io credo che la prospettiva è quella di continuare su questa deriva, cioè quella di dare pieno compimento alle riforme che abbiamo approvato, la riforma delle aziende sanitarie, seguita poi dalla riforma del piano sociosanitario che si dovrà concretizzare con gli atti aziendali che sono l'ultimo passo per far sì che il lavoro svolto produca gli effetti sperati sulle liste d'attesa, sul potenziamento della sanità del territorio, sull'erogazione dei servizi costruita sul fabbisogno e poi dall'altra parte la legge del governo del territorio, l'abbiamo approvata, abbiamo detto che la revisioneremo nel momento in cui andremo ad approvare il piano paesaggistico, tutti le leggi ed atti che erano attesi da decenni nella nostra regione, come le risposte, penso alla galleria della Quinza, alla Salaria, alla Pedemontana, sulle infrastrutture che erano attese da anni, l'ultimo miglio ad Ancona, sono risposte concrete a ritardi decennali.